Ebbene sì, cari lettori di pianetasmart.it, amici delle recensioni di Guerzo86, lui è il Google Pixel XL, quindi un cellulare che ovviamente Google ha strabiliato tutti, intanto per la qualità rispetto ai precedenti modelli, non possiamo negarlo, tranne il Nexus 6P. Non si chiama più Nexus la serie, ma si chiama Pixel, è cambiato tutto, è cambiata la filosofia. Se vi ricordate, Google una volta amava, insomma, vendere i propri prodotti ad un prezzo super competitivo solamente per farvi provare il loro software, per magari vedere dove stavate andando, dove stavate comprando. Lo fa anche adesso, ma lo fa in una maniera totalmente diversa. Si vuole affiancare ad Apple nel mercato. Apple vende il suo top di gamma, ovvero iPhone 7 Plus, versione da 128 GB a 1049 euro. Lui, Google Pixel XL, viene venduto a 1009 euro, e anch'esso la versione da 128 GB. Poi, se no, c'è la versione da 32, insomma. Non è più un best buy a livello economico, ma finalmente tutti i difetti che avevamo notato magari in Nexus 5, in Nexus 5X, forse non nel 6P, tranne magari alcuni frangenti, beh, su di lui difetti veramente pochi, pregi davvero tanto. E allora intanto vi racconto quello che sono state le mie 2 settimane di utilizzo con questo dispositivo. Siamo partiti i primi 3 giorni veramente con un device che avrei voluto prenderlo e buttarlo al muro perché non mi ci trovavo bene, intanto per la forma, ma soprattutto per una questione molto importante secondo me, ovvero DOSE. DOSE è un particolare algoritmo chiaramente che Google sfrutta per non consumare standby, quindi c'è proprio un andare a bloccare alcuni processi e quindi farci risparmiare batteria quando sostanzialmente il telefono è fermo da una parte. Quello che succede attualmente con un iPhone, per esempio. Ecco, su di lui, quando era fermo da una parte, consumava addirittura il 15% in un'ora e mezzo, e quindi i primi 3 giorni capite bene che quella funzione principale, che secondo me c'è bisogno quest'oggi in un telefono, non c'era assolutamente. E quindi già capite bene perché nell'articolo su Pianeta Smart ho scritto: è impossibile andare a recensire un cellulare dopo 48 ore. C'è chi lo fa, non so veramente come fanno, perché questo dal terzo giorno in poi ha cambiato totalmente faccia a questo telefono, è diventato qualcosa che lato Android onestamente ad oggi non l'avevo ancora visto. Le caratteristiche tecniche di questo prodotto sono molto importanti. Abbiamo un prodotto da 154.7 x 75.7 per 8.6 mm di spessore, 168 grammi. Non è un dispositivo dual SIM. Abbiamo a bordo la versione di Android 7.1.1, chiaramente puramente stock. Snapdragon 821 come processore, una GPU, l'Adreno 530 con 4 GB di memoria RAM a bordo, che lato gaming davvero, ragazzi, non c'è nessun tipo di problema. Un display da 5.5 pollici, risoluzione QHD, perché Google vuole farvi provare anche il loro VR, vuole far provarvi la loro realtà aumentata, e quindi c'è bisogno per forza di un display così risoluto, da 534 pixel per pollice, di tipo AMOLED, si vede molto bene sotto la luce diretta del sole. La fotocamera è da 12 megapixel con apertura focale 2.0, la stabilizzazione è di tipo digitale e la frontale da 8 megapixel. Si possono registrare video in 4K a 30 fotogrammi al secondo oppure in Full HD a 60 fotogrammi al secondo, ovviamente HDR disponibile. L'USB di tipo C, l'LTE di categoria Plus, ovviamente 600 MB in download, 150 in upload, e la batteria è da 3450 mAh. A primo impatto, ragazzi, questo Google Pixel XL, onestamente, il design mi lascia ancora ad oggi un po' con l'amaro in bocca. Assomiglia alla parte frontale tanto ad iPhone 7 Plus, non vi sto dicendo una castroneria, perché vedendoli proprio uno a fianco all'altro, proprio questa versione bianca, sapete bene che in casa ho un rose gold, quindi la parte bianca frontale è identica. Devo dire che qui, vabbè, manca il tasto di sblocco mediante impronte digitali perché posto nella parte posteriore, ma poi alla fine il design è veramente quello. Questo cellulare è costruito in collaborazione con HTC e forse si vede, magari i non fanboy di questa casa riconosceranno subito le cornici ampie in questo display da 5.5 pollici. A livello di ricezione, a livello di audio in capsula, insomma tutta la parte telefonica del dispositivo, onestamente non ho niente da ridire perché prende molto bene. In questo caso adesso ho l'operatore sulla SIM secondaria di TIM, quindi è una scheda TIM, prende benissimo, ricezione buona, l'audio in capsula anche attraverso
attraverso i nostri interlocutori ci hanno sentito sempre bene, soprattutto anche lo speaker è molto alto quando andiamo a far partire ad esempio un audio vocale. Supportata alla ricarica rapida tramite il cavo USB di tipo C, ovviamente in confezione avete visto durante il video unboxing che abbiamo due cavi, uno è Type-C Type-C, l'altro è USB normale Type-C per favorirci chiaramente la connessione tramite computer e ovviamente non abbiamo due speaker che sono stereo, ma c'è un solo speaker ed è ovviamente mono, l'altro è il microfono principale. Una parte posteriore con la fotocamera, con questa parte che è di vetro, come mi avete sottolineato nel video unboxing, che va ad alzarsi leggermente rispetto alla scocca qua in alluminio, una parte di vetro dove ci nasconde il sensore biometrico per sbloccare il dispositivo tramite impronta digitale, che funziona benissimo, nonché anche un tasto, vedete, che una volta sfiorato nella parte qua, se andiamo a fare un tap verso giù, possiamo tranquillamente andare a espandere la tendina delle notifiche, quindi possiamo andare a scattarci una foto. È un tasto interattivo, meno male che Google ha inserito questa piccola particolarità. Invece qui sopra c'è questo piccolo occhiellino che è la fotocamera, ragazzi. Fotocamera da 12 megapixel con un dual LED flash. La fotocamera è una di quelle cose che in questo telefono mi ha fatto veramente dire sì cazzo, una fotocamera come la voglio io. Onestamente questa è la mia impressione di Google Pixel XL, ma anche Google Pixel tanto è la solita identica fotocamera. Vi vado anche a far sentire come il viva voce risponda al nostro, chiaramente alla nostra chiamata. Andiamo a fare una chiamata al 40916, dovrebbe essere questo il numero di team. Attiviamo l'autoparlante, non abbiamo il dual sim, non abbiamo la possibilità di registrare la conversazione. Buongiorno. Buone teste da team, per te fino a 10 giga per navigare alla velocità del 4G di team. Scopri Super Giga 10. Avete sentito come insomma si sente bene, forse un pelino vattato, però diciamo che nella norma funziona benissimo. Adesso vi faccio sentire anche come suona lo speaker, ovviamente tramite una canzone a caso di Spotify. Andiamo a sentire, questa qui di Soul System di X Factor, che mi piace tantissimo. Avete sentito, ragazzi, come davvero funziona bene questo speaker? Ecco, non ho mai perso una notifica, mai avuto un problema, e questa è una particolarità non da poco in un cellulare che comunque deve fare anche il telefono. Andando a parlare anche della nuova versione di Android, la 7.1.1, ragazzi, finalmente Android prende qualcosa che prima non aveva mai preso, ovvero un'interfaccia con una bellezza proprio di tono, una bellezza di fruizione dei contenuti, ma soprattutto velocità in tutta la sua interfaccia, che è degna di nota. E da Android Nougat in poi, secondo me, Google ha voluto veramente costruire qualcosa di importante lato software, qualcosa che mancava. Secondo me non siamo ancora ai livelli dell'ecosistema Apple, ma Google ci sta arrivando. Ci sta arrivando con tutti i suoi vari servizi, con tutte le sue varie chiaramente sfaccettature. Ancora secondo me Apple è un pelino superiore anche a livello di ecosistema tablet, telefono, insomma è ancora un pelino su, però ecco, diciamo che nella media e nella norma Google sta veramente arrivando, e secondo me l'antagonista principale di un iPhone è questo, è il Google Pixel XL se amate il dispositivo più grande, è il Google Pixel normale se amate il dispositivo più piccolo. Mi dispiace per le altre case che magari vanno a customizzare la loro interfaccia con chiaramente la loro UI, però veramente a me piace, almeno è un discorso personale, vedere ecco come Apple con il suo iPhone ha customizzato niente sul suo dispositivo, e come Android con Google con i suoi Pixel ha davvero centrato, secondo me, la bellezza di un ecosistema che ha pochi rivali attualmente sul mercato per comodità, per facilità d'uso e per avere pochissime mancanze. Quindi ottima davvero questa nuova versione di Android, soprattutto la facilità di andare a rispondere ad un Telegram nel centro notifiche con chiaramente la risposta rapida. Davvero stanno facendo un lavoro egregio, e quindi va
assolutamente sottolineato anche questo. Il display di questo Google Pixel è un display molto risoluto, è un QHD da oltre 530 pixel per pollice di tipo AMOLED, vuol dire che i contrasti sono elevatissimi. Se vi piacciono i colori sparati, i colori che davvero sono belli contrastati, allora lui è un display che fa al caso vostro. Sotto la luce del sole si vede molto bene, il sensore di luminosità automatica funziona perfettamente. Poi abbiamo il display ambient. Display ambient cosa vuol dire? Vuol dire che quando andiamo a tirare sul nostro telefono il display, chiaramente essendo un AMOLED da sfondo nero, vedete, ci arrivano tutte le notifiche, le possiamo leggere, consuma niente, quindi ottima anche questa nuova implementazione. Abbiamo detto che grazie a questo display avremo la possibilità di goderci i contenuti, se abbiamo un VR, se abbiamo comunque gli occhiali 3D, possiamo tranquillamente goderci di YouTube a 360 gradi, di tutte insomma quelle nuove applicazioni che ovviamente stanno spopolando, visto che comunque si può comprare un VR anche a pochi euro. Google ovviamente non rinuncia alla risoluzione che serve per sfruttare questi nuovi contenuti, ovvero la risoluzione QHD. È quello che un po' tanti hanno lamentato sul nuovo OnePlus 3T, che non hanno inserito questa nuova definizione, ma sono rimaste un Full HD, e quindi si nota un po' qualche granosità, qualche mancanza di pixel quando ovviamente utilizziamo questa tipologia di servizi. In tanti se ne possono anche fregare, magari attualmente, però ecco, nel lungo termine, se dovete comprare un cellulare che vi deve durare almeno 3-4 anni, se ecco amate questa tipologia di contenuti, ovviamente è straconsigliato un QHD. Poi per il resto, ragazzi, davvero il display montato su questo, come anche su gli altri HTC, sono display secondo me validissimi, che si sforza pochissimo l'occhio, e soprattutto un QHD offre contenuti multimediali ad alto livello. Se volete parlare di prestazioni, Snapdragon 821, 4 GB di memoria RAM a bordo, con una scheda grafica, una Adreno 530, davvero non avete nessun tipo di problema nell'aprire qualsiasi gioco a catalogo. Anche i benchmark sono molto alti, AnTuTu arriva intorno ai 140.000 punti, insomma il multitasking potete tranquillamente lasciarlo pieno di zeppo di app, che lui non ha mai un problema, non ha mai un rallentamento, non ha mai un delay. Ho avuto qualche force close, ma veramente raro, su alcune app sapete bene che ancora lui in Italia non c'è, non si può assolutamente comprare, e infatti quella mancanza che più manca su questo dispositivo ad oggi è il Google Assistant in lingua italiana. Dobbiamo settare tutto in inglese per utilizzarlo, onestamente non ne ho voglia, perché voglio aspettare questo nuovo update che arriverà, spero presto, e spero che Google aprirà anche al nostro mercato questa chiaramente versione, ovvero i nuovi Pixel il normale, Pixel XL, perché almeno andremo a sfruttare il tutto. Se amate fare rendering, magari video, andare a croppare le vostre foto, andarle a chiaramente modificare, se volete un rendering molto veloce della fotografia, ecco, questo con lo Snapdragon 821, come tutti gli Snapdragon 821 quest'anno, girano molto bene, sempre fluidi, e fate davvero tutto in pochissimo tempo. Meno male che finalmente abbiamo un processore con i contro coglioni di casa Qualcomm. Molte volte si parla di fotocamere, molte volte si parla di magari tante cose. Io vi voglio dire che questa fotocamera, ragazzi, secondo me funziona molto bene. Se ne trovate dei difetti, se ne trovate, non lo so, dei piccoli nei, o siete dei grandi fotografi, o lo fate di mestiere, o veramente parlate perché volete parlare, perché onestamente io ho provato questa fotocamera, ho provato quella del 7 Plus, ho provato quella di iPhone 7, ne ho provate tante. Vi posso dire, l'unica cosa che magari manca di default è tipo come ho nel Nubia Z11, ecco, una modalità manuale dove mi posso veramente divertire con la fotografia. A livello di scatto in automatico, questo fa il culo al 99,9% dei dispositivi sul mercato odierno. Lo fa nella sua risoluzione, ovvero nei 12 megapixel. Lui ovviamente non è tipo un LG V20 che ha la particolarità di avere quelle doppie lenti, ovvero quelle due lenti, una grandangolare e una chiaramente normale, ma lui sfrutta una lente sola, e quindi la foto, proprio lo scatto al pronti via, è spettacolare. Secondo me il migliore forse sul mercato, ovvero io mi sono divertito più con questo rispetto che con altri. V20 come LG G5 secondo me hanno una particolarità, avere quell'obiettivo che quando ti serve ti spari un grandangolo, e allora lì veramente vai di godimento puro.
Però ecco, rispetto a un iPhone 7, io mi trovo molto meglio su questa qui del Google Pixel XL rispetto a un, non lo so, un altro telefono. Questa secondo me fa scatti incredibili. Adesso vi sparerò una carrellata di scatti che ho fatto. Ecco, l'unica cosa che vi voglio sottolineare è che magari, ecco, in scarsa condizione di luce, l'apertura focale 2.0 è un pelino penalizzata rispetto alla 1.7 di un Galaxy S7 o S7 Edge. Questo sì, ma è normale, anche in fotografia, se comprate un obiettivo F1.7 sarà migliore rispetto a un F2.0. Quindi, ecco, l'unico piccolo neo è questo. Poi per il resto, videocamera che funziona benissimo, 4K, Full HD 60 frame, vengono stabilizzati benissimo, e questo è un miracolo di Google, perché qui non c'è una stabilizzazione ottica, ma la stabilizzazione è tutta software, e quindi ottima anche questa nuova implementazione di Google. Secondo me, boh, godetevi gli scatti che ho fatto con questo Pixel XL. Non per ultima, ragazzi, la batteria. I primi 3 giorni, vi ripeto, non cellulare da scaffale, perché la batteria non durava quasi niente. Sono arrivate intorno alle 3 ore di display, 3 ore e mezzo, e per questo vi dico, boh, io questo l'ho voluto provare tanto, ho calibrato la batteria, adesso riesco ad arrivare alle 5 ore e 30 di display su uso misto, quindi Wi-Fi e 4G, mentre in solo 4G, quindi niente Wi-Fi, arrivo intorno alle 4 ore e 40 di display su un QHD. Veramente l'autonomia, devo dire che mi ha portato sempre a sera, tranne i primi 3-4 giorni. Capite bene che quando acquisterete, se lo acquisterete questo dispositivo, la batteria ai primi tempi sarà qualcosa di scandaloso. Quindi non vi preoccupate, calibratela bene, e qui adesso tutto gira al meglio, anche lato batteria. Vi ripeto, cari ragazzi, non è ovviamente un cellulare per tutti, costa veramente tanto, ancora non si trova in Italia, quindi dovete basarvi sul mercato dell'usato. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che comunque non è un dispositivo attualmente per tutti, perché non lo potete comprare dove volete. Costa tanto, però costano tanto anche gli iPhone. Gli iPhone danno un servizio, gli iPhone danno comunque un qualcosa. Google, dalla sua parte, vuole darvi la stessa identica cosa a suo modo, ovvero con la versione Android 7.1.1, con la versione Nougat, ovviamente. Bocciare questo dispositivo, secondo me, non ha assolutamente senso. Magari, ecco, criticarlo, beh, forse sì, un design troppo anonimo, magari, ecco, si poteva fare qualcosa di meglio, soprattutto nella parte inferiore, dove l'USB Type-C è messa veramente malissimo, secondo me. Si poteva fare qualcosa di più a livello, non lo so, di parte posteriore, però quando lo usate, quando davvero utilizzate questo come vostro cellulare, capite bene che alcuni difetti, secondo me, estetici, passano in secondo piano, perché questo è, secondo me, il miglior antagonista ad oggi di iPhone 7, iPhone 7 Plus, insomma, dell'ecosistema Apple. Vi aspetto ovviamente nel box dei commenti, aspetto la vostra impressione su questo dispositivo. Come di consueto, ragazzi, cliccate mi piace, condividete il video, noi vi aspettiamo sui nostri social, e ringraziamo un'altra volta, come sempre, il nostro sponsor, ovvero mastermind.net, codice sconto Guerzo86, sempre attivo per voi. Non vende Google Pixel XL, ma c'è tanti dispositivi che potrebbero fare al caso vostro, magari anche andare a risparmiare qualcosina. Ciao, ragazzi!